Ferrari Western 2022. Allora, primo step direi superato alla grande. Siamo con Fabio Barone, presidente di Passione Rossa. Piccolo tragitto, possiamo dire, rispetto a quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, Fabio. Sì, piccolo tragitto, questa è la parte operativa prima dell'imbarco. E vengono radunate tutte in un piazzale apposito che ci ha concesso la capitaneria di porto e poi da qui ci spostiamo per l'imbarco con la Grimaldi. Non è semplice imbarcare tutte queste macchine nello stesso punto. Sì, ce ne sono già diverse alle nostre spalle, brilla il rosso, spicca il rosso, però vediamo che insomma la scelta cromatica è varia, no? Anche in base ai gusti, alle passioni dei tanti partecipanti. La tua dov'è? Sono curiosissimo. Credo coperta da un telo rosso? Eccola, è coperta da un telo rosso, è la F8 Tributo, l'ultima del cavallino rampante. E sì, io la porto con il carrello e poi la liberiamo in Spagna insieme agli altri tori. Prima tappa che si conclude, quella che dall'Italia porta a Barcellona, al porto catalano. Stanno scendendo le nostre Ferrari. È stato un viaggio abbastanza lungo, circa 22 ore di navigazione, attraversando Mar Tirreno e Mar Mediterraneo. E l'arrivo dopo 22 ore circa di navigazione, appunto, ma è andato tutto per il verso giusto. Qui ora vediamo gli altri gioielli di questa meravigliosa carovana che, vi ricordo, partirà domani mattina proprio da Barcellona, dopo qualche ora di riposo, per raggiungere Almeria. Poi da lì, nei giorni seguenti, ci sarà il trasferimento verso il deserto di Tabernas. Quindi seguiteci davvero, perché vi regaleremo emozioni sotto tutti i punti di vista. E iniziamo da qui, iniziamo proprio dal porto di Barcellona per arrivare, come detto, al deserto di Tabernas ad Almeria. E allora godiamoci le immagini del nostro Mario Giacchetta, che vi regalerà appunto la carrellata di tutte le Ferrari, i nostri gioielli.